Questo pomeriggio, diciamo, riprende oggi il laboratorio dal basso, Agribusiness Alimenta l'impresa. Riprendiamo parlando di microortaggi. Qualcuno di voi già sa, diciamo, già conosce l'argomento perché l'abbiamo introdotto in precedenza. Quello che vedete in questa slide è il titolo del progetto che noi stiamo portando avanti come associazione, l'associazione Ortinnuva. Il progetto è intitolato Gusta il biodiverso, dalla Puglia a nuovi alimenti freschi, funzionali e pronti da gustare. Il progetto è diciamo, portato avanti da due giovani diciamo, ricercatori dell'università, io e del CNR, il mio collega Carlo Minini, e partner del progetto sono l'ISPA CNR, il dottor Franco Serio e poi il Dipartimento di Scienze Agroambientali dell'Università di Bari e il dottor Santa Maria. Diciamo che l'idea di questo progetto è quella di produrre microortaggi e fiori commestibili utilizzando specie locali, specie di ortaggi locali pugliesi e anche specie spontanee, specie neglette. E quello che vedete in questa immagine è un esempio di coltivazione di microortaggi e qui un po' un esempio della coltivazione di fiori di alcune specie spontanee. Questi sono giusto degli esempi di fiori commestibili. Per il laboratorio dal basso noi abbiamo pensato di invitare il professor Wallace Peale dell'Università del Delaware. Lui è un esperto di livello internazionale di microortaggi, ha una grande esperienza sulla tecnica colturale, sulla germinazione dei semi, le tecniche che diciamo, sono utili a favorire una germinazione uniforme dei semi. Lui ha anche un'esperienza da cooperatore internazionale. Lui si occupa, fa tuttora international cooperation, in particolare in Giamaica e nella Repubblica Dominicana, per cui ha anche un'esperienza proprio nello sviluppo di un business partendo diciamo, dalla coltivazione di microortaggi, per cui diciamo, ha proprio degli esempi di aziende che con il suo aiuto hanno sviluppato questo tipo di produzione e oggi commercializzano i loro prodotti in ristoranti e diciamo, ai consumatori abituali di questi prodotti. Per cui in questi 3 giorni cercheremo cioè, lui ci fornirà un sacco di informazioni sia sugli aspetti diciamo, della tecnica colturale che anche sugli aspetti di marketing, di qualità igienico-sanitaria, un po' su tutto quello che vuol dire anche avviare un nuovo business con la produzione di microortaggi. Ora passo la parola al professor Peale, nel frattempo preparo la presentazione. Giusto avvio la cosa. First, I would like to thank Francesco for inviting me. I am flattered he did so. Prima di tutto vorrei ringraziare Francesco dell'invito che mi è stato rivolto. Sono veramente lusingato. Oh no, just No, no, se vuoi andare avanti con l'istante. I'm from the University of Delaware. Vengo dall'Università del Delaware. Although I am retired for 3 years now, Anche se sono ormai in pensione da 3 anni. but I continue to work in the area of microgreens. Comunque continuo, nonostante la mia pensione, a lavorare nell'ambito dei microortaggi. Next slide, please. Today is number one. And then tomorrow and the day after. Today, I am just going to talk about generally microgreens, harvesting, and marketing, but also a little bit about food safety and organic production.
Oggi, ecco, qui c'è la divisione in 3 giornate, 1, 2 e 3. Oggi in particolare io darò una panoramica generale sui microortaggi, sulla raccolta, sul marketing, e vi parlerò in special modo anche sulla sicurezza alimentare, nonché sulla produzione organica. And tomorrow I'm going to talk about an area I enjoy particularly, seed treatments and seed sowing, with the idea of improving the establishment of microgreens. E domani vi parlerò di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero il modo in cui devono essere trattate le sementi, nonché il modo in cui deve essere seminato il terreno. Questo al fine di migliorare lo status attuale della coltivazione dei microortaggi. And then on the third day I'm going to talk about growth media or substrates and fertilization, including solid substrates and hydroponics. E infine al terzo giorno vi parlerò dei mezzi e della concimazione e della fertilizzazione, includendo i substrati solidi e le vasche idroponiche. Next slide, please. Just to show you, Barry and Delaware are almost the same latitude, but the climate is very different. The climate here is better than in Philadelphia. Ok, giusto per darvi un'idea, Delaware e Barry si trovano più o meno alla stessa latitudine, ma il clima è estremamente differente. Qui è decisamente migliore rispetto a quello di Philadelphia. I should point out that I did grow up in England, so I am a European citizen and an American citizen, so I'm a dual citizen. Ok, quindi avrei dovuto specificare però che sono nato in Gran Bretagna, quindi di fatto sono un cittadino europeo, poi trapiantato negli Stati Uniti, quindi sono veramente internazionale, ho un doppio cittadino. Next slide, please. Quick crops, crops which grow quickly. First of all, sprouts. Okay. 1 week or less. Microgreens, which is the subject of my presentation, and then baby greens or baby salads, and each one takes more and more time. Ok, adesso parleremo, introduciamo l'argomento attraverso queste coltivazioni rapide. I quick crops sono proprio queste coltivazioni che crescono velocemente. Quindi abbiamo di 3 tipi. Gli sprouts, meglio conosciuti come germoglio, quindi una settimana o anche meno. I micro ortaggi, da 1 a 3 settimane. E poi i baby green, cioè le baby salad, i baby ortaggi, da 3 a 6 settimane. Sono naturalmente in ordine direttamente proporzionale, a mano che si sale aumentano i tempi di crescita di queste piante. But I'm going to focus on Comunque mi concentrerò in particolare sui microortaggi, che è l'argomento di oggi. Next slide, please. So today I'm just going to concentrate on these main things: an overview of microgreens, marketing, solid media versus hydroponics, seeds, equipment needed to grow microgreens, harvesting and packaging, organic production, and then finally food safety. Oggi in particolare vi presenterò la lista di questi argomenti, quindi una panoramica generale dei microortaggi, poi alcuni aspetti del marketing, poi il mezzo solido rispetto alle vasche idroponiche, come altro punto l'importanza dei semi, delle sementi, nonché l'equipaggiamento necessario per la coltivazione dei microortaggi, la raccolta, l'imballaggio, la produzione organica e la sicurezza alimentare. The last two, food safety and organic production, I would like to have some discussion because they are a problem. Mi piacerebbe avere con voi una tavola rotonda sui due ultimi punti, cioè sulla produzione organica e la sicurezza alimentare, in quanto sono punti che hanno destato, che hanno sollevato diversi problemi. Our next slide, please. So, microgreens really began in the mid-1990s. When I started, there was very little work done on microgreens.
But if you go to Google now and type in microgreens, there's page after page after page. But it's usually items for sale and not how to grow them. I microortaggi hanno iniziato ad essere conosciuti nella metà degli anni 90, adesso sono molto famosi. Quando io ho iniziato c'era veramente pochissimo materiale a disposizione sui microortaggi, adesso se invece andate su Google e inserite la parola microortaggi troverete tantissime pagine. Tuttavia, state attenti perché i siti di riferimento saranno essenzialmente basati sulla vendita dei microortaggi, ma quasi nessuno vi dirà invece come produrre microortaggi. Is that too dark? È troppo buio? Va bene? Do you mind if I make a question? No, Do you know who was the first one developing microgreens? No, I do not know. That's unknown. I heard about California. Oh, it could be California. Yes. I don't know. Ripeto per quelli che stanno vedendo in streaming, la domanda era appunto: sa chi è che ha iniziato la coltivazione dei microortaggi? Probabilmente proveniva dalla California, ma appunto ripete che non sa esattamente, non ne conosce esattamente la provenienza. Next slide, please. My history with microgreens. First of all, I have worked with this man for many years. He is a former student of mine, and he is now a very successful microgreen grower with operations both in New Jersey, which is a state, and also in Florida. Questa è la mia storia nel settore dei microortaggi. Come vedete lì al lato l'immagine di quell'uomo che in realtà è un mio ex studente e adesso è un imprenditore di successo nel settore dei microortaggi, tanto da avere un'azienda nel New Jersey, che è uno stato, e in Florida. And his website is this. E questo è il sito web. The reason why he has an operation in Florida is because the heating of greenhouses is too expensive in New Jersey. New Jersey's in the north, Florida's in the south, and the heating costs were killing him in New Jersey. La ragione per la quale lui ha aperto un nuovo stabilimento, insomma una nuova azienda in Florida, è che i costi per il riscaldamento della serra nel New Jersey erano veramente esagerati, lo stavano veramente strangolando, quindi lui ha deciso di spostarsi in Florida. So he is the one that got me interested in microgreens. È stato lui a destare in me l'interesse per i microortaggi. Perhaps 15 years ago. Più o meno 15 anni fa. Next slide, please. And I have been working in Jamaica with a vegetable cooperative for perhaps 8 years, and this is the man I've been working with on microgreen production. E ho lavorato in Giamaica per circa 8 anni, questa è l'immagine dell'uomo col quale ho lavorato, in una cooperativa che si occupava proprio della coltivazione di vegetali e quindi di microortaggi. He taught agriculture in a secondary school up until this year. He has been so successful with microgreen production that he has stopped teaching. Ok, lui insegnava tecniche agricole in una scuola secondaria e lo ha fatto fino a quest'anno, ma poi ha avuto talmente tanto successo con la coltivazione dei microortaggi che ha smesso di lavorare come insegnante. I emailed him last week. He just had 3 more hotels added to his list of customers. E la scorsa settimana, quando io gli ho inviato una mail, lui mi ha comunicato che altri 3 hotel si erano aggiunti alla sua lista di clienti. And this past year we set up this very crude hydroponic system. E lo scorso anno noi abbiamo messo su questo sistema di vasca idroponica molto rudimentale. Next slide, please. And I've had several undergraduate students
Two master's students and one PhD student work on the subject of microgreens. Ho lavorato con diversi studenti che appunto hanno studiato questo argomento per la loro tesi di laurea e un PhD proprio sull'argomento dei microortaggi. Next slide, please. So what are microgreens? They are shoots of leafy vegetables that are harvested at the seedling stage, usually the first to third true leaf. Okay. Leaf. Che cosa sono quindi i microortaggi? Sono dei germogli di piante con foglie che sono raccolte nella prima fase della crescita, quindi dalla prima alla terza vera foglia. Next slide, please. It's considered to be a niche crop or a specialty crop, and it is extremely profitable. I mean, very profitable. Si tratta di, è considerata come una coltivazione di nicchia, ma estremamente, ripeto, estremamente redditizia. And if you assume 3 weeks, which is the maximum for a slow microgreen, you can get 17 crops per year on the same space in the greenhouse. E se si considera il tempo che ci vuole per la coltivazione, cioè 3 settimane al massimo per la coltura più lenta, con un breve calcolo si può comprendere che si può arrivare a 17 raccolti l'anno nella stessa serra, quindi nello stesso spazio. And the capital outlay or the money you have to spend is quite low relatively. You need a greenhouse, some benches, some flats, some substrate, some seeds, water, packaging. It's not too expensive. Diciamo che la spesa iniziale, cioè i soldi che dovete investire per iniziare questa coltivazione, non sono così eccessivi. Certamente avete bisogno della serra, dei bancali, avete bisogno dei substrati, dei semi, dell'acqua, degli elementi per imballare il prodotto, però tutto sommato non sono costi eccessivi. Next slide. So microgreens are used in salads, in hors d'oeuvre, in sandwiches and as garnish, typically at high-end restaurants or haute cuisine, high-end supermarkets, resorts and hotels. And the main idea is to provide color, flavor, texture and high nutrition in the diet. I microortaggi sono utilizzati nelle insalate, negli antipasti, nei sandwich o anche semplicemente come contorno. Vengono utilizzati in particolare in luoghi di alta cucina, cioè ristoranti con nomi insomma di una certa importanza, anche supermercati, centri di resort, hotel. Qual è l'idea che sta alla base? È quella di fornire al piatto, di arricchire il piatto con colore, gusto, sostanza ed elementi nutritivi. And Francesco has done some work showing higher vitamin and antioxidant concentration in microgreens than in the mature plants. E Francesco in particolare mi ha mostrato un lavoro in cui si dimostra quanto le vitamine, gli antiossidanti siano molto più abbondanti nei microortaggi rispetto alle piante mature. Next slide, please. There are many, many crops that have been grown as microgreens. Ci sono moltissimi microortaggi che possono appunto rientrare in questo gruppo. There's green. E infatti c'è il verde. Rojo. Il red, rosso. Purple. Il color porpora. And yellow. E il giallo. And this one is maize, but grown in the dark. Questo è il mais. Without light. Se, però il mais cresciuto in un ambiente oscuro, sì, buio. And this one is very popular. E questo è molto conosciuto. But the most popular is when you have mixed colors. Però diciamo che l'effetto più bello, quello più famoso, è proprio dato dal mix di colori dei microortaggi. And generally speaking,
The green grow faster than the colors because there's more chlorophyll in them. E diciamo che in termini generali le piantine di colore verde crescono più velocemente rispetto a quelle di altri colori in virtù della presenza della clorofilla. Excellent. So marketing. It is important that you sell the microgreens before you grow them. È importante che i microortaggi siano venduti prima che abbiano completato le fasi di crescita. Next slide. And I think this is the biggest problem in beginning to grow microgreens. Now, looking at the map where Barry is, there are some fantastic markets around here for to sell microgreens to. You've got hotels, restaurants, beaches, and you've got the Adriatic Sea, you've got the Aegean Sea, you've got Greece, you've got, you know, many countries where you could sell these things to. Credo che il fatto che debbano essere venduti prima della totale maturazione costituisca un serio problema proprio per quanto riguarda il marketing di questo prodotto. Ora diamo un'occhiata a questa cartina, vedete Bari potrebbe avere intorno una serie di innumerevole di chance per vendere i micro ortaggi. Mi riferisco alla presenza di hotel, di spiagge, di ristoranti e poi davanti a voi avete il mare Adriatico, parliamo anche del mare Egeo, quindi tantissimi luoghi, tantissimi paesi a cui proporre il prodotto microortaggio. But getting into the market is tricky. If Barry or Puglia has a chef's association, I don't know if they do or not, if they have that, then that's the best place to start. It is an association of chefs, Puglia and also of Barry. So that would be where I would start, and I would perhaps send out a questionnaire. Next slide. This is one questionnaire I sent out in the Dominican Republic. It's in Spanish, but we asked the chefs what they really wanted in terms of the crop, the color, etc. But we got very poor response. Ok, quindi come entrare nel mercato? Può essere pieno di inganni, pieno di trappole questo ingresso nel mercato. Ora, io mi chiedo se qui a Bari o in Puglia c'è una associazione di chef, perché comincerei proprio da là. Francesco è intervenuto dicendo che esiste proprio un'associazione pugliese, nonché barese, e lui ha continuato dicendo che appunto sarebbe proprio da lì che andrebbe a cominciare, proprio come hanno fatto nella Repubblica Dominicana, dove hanno presentato un questionario in spagnolo, questo questionario in spagnolo, a una serie di chef chiedendo loro che cosa volessero veramente, cioè che tipo di colture, che tipo di colori sulla tavola. In realtà la risposta è stata inizialmente molto deludente. At the moment in the Dominican Republic, all the microgreens are imported from Europe, where the local farmers could grow the crop instead of sending money to Europe, which is a good thing, send money to Europe, but it would be good for the Dominicans to grow their own microgreens. Al momento nella Repubblica Dominicana in realtà la maggior parte dei microortaggi viene importato dall'Europa, mentre invece potrebbero essere i coltivatori locali a produrre questo prodotto, e certamente è una cosa buona per l'Europa, assolutamente, ma sarebbe ancora meglio per i dominicani poter produrre a casa loro. Next slide, please. The best thing is to really take a sample of the microgreens to the chefs and have a list of the crops that you're growing and the price that you're charging. So that's all of that.
E quindi in realtà la cosa migliore da fare sarebbe recarsi direttamente a trovare lo chef con un campione di microortaggi, presentando allo chef la lista dei microortaggi e i prezzi ai quali li vendete. Shall I read? Okay. Yes, if you wish. La lista dice: non scoraggiatevi se la risposta è deludente, avete bisogno di presentarvi o fissare un appuntamento con lo chef, di portare dei campioni per mostrarli e farli gustare, redigere una lista delle colture che potete produrre con i prezzi allegati e soprattutto non mollare. Non c'è soltanto bisogno del contatto, una volta che si stabilisce un contatto, poi è il passaparola che funziona. Next slide, please. In Jamaica we made appointments with chefs at some major hotels. This is a German chef and this is a Jamaican chef, and we took samples with us. You can see the samples here, and had them taste them, and we gave them a price and a guaranteed delivery for this vegetable cooperative. They like them and now it's big business. Nelle immagini potete vedere due chef di hotel molto importanti, uno è tedesco e l'altro è giamaicano. Abbiamo proposto loro dei campioni, li abbiamo portati per farli gustare, abbiamo assicurato loro la consegna e abbiamo comunicato i prezzi. E poi è stato così, loro li hanno assaggiati e piano piano adesso la produzione dei microortaggi sta diventando un vero e proprio business di proporzioni considerevoli. And once one chef likes them, they talk to each other, different chefs, and very soon it just snowballs, it gets bigger and bigger and bigger without any advertising. Ed infatti non abbiamo avuto bisogno di fare pubblicità, perché c'è un effetto a cascata, un passaparola. Nel momento in cui uno chef gradisce il prodotto, poi funzionerà con tutti gli altri. It's okay. Next slide, please. Now, this is advice from a commercial grower. Have one individual that's in charge of marketing and distribution. This is a big, big job, and it's a job that really isn't horticulture. It's just something you have to do. The crop has to be sold before you grow it. So that's this one up here. Questi sono dei consigli che vengono forniti da un coltivatore di microortaggi negli Stati Uniti, cioè in primo luogo di avere una persona incaricata del marketing e della distribuzione. Questa non è solamente diciamo una ammonizione, cioè un consiglio che viene dato, è un must, perché gli ortaggi devono essere venduti nei tempi giusti, prima che raggiungano la maturazione totale. Quindi la presenza di una persona incaricata, a preposta questo ruolo, diventa fondamentale. And then this grower also recommends that several microgreen growers work together to form a cooperative, so that if one grower doesn't have enough of a particular crop, then another grower can fill the demand. Because if you do not supply what you promise, that is not good for business. L'accento in particolare è posto sulla consegna del prodotto. Infatti qui il coltivatore in oggetto raccomanda di lavorare insieme ad altri imprenditori, di formare una sorta di cooperativa, perché nel momento in cui un coltivatore non ha a disposizione il prodotto, deve subito subentrarne un altro. Il fatto di venire meno al rifornimento non va assolutamente bene nell'ambito economico e aziendale, non fa bene al business. Next slide. It's very important to keep records and do experimentation, so that you know how long it takes to grow a crop. Even at certain times of the year, the crop can take different lengths of time to grow because of changes in temperature, light, and so on. So it's very important to keep records and do experimentation.
È molto importante inoltre coordinare i tempi e supervisionare, fare sempre degli esperimenti, controllare i tempi di crescita, per esempio quanto ci vuole per una pianta per crescere. I tempi possono variare a seconda delle stagioni, a seconda della temperatura, a seconda della luce, quindi è essenziale mantenere un check di tutti i dati costante. In, for instance, in Jamaica we started with four crops: table beet, radish, amaranth and corn as maize. Those only four crops, and he learned how to grow those well, but now he's experimenting with new crops. Per esempio in Giamaica noi abbiamo iniziato solamente con quattro coltivazioni, l'amaranto, il mais e poi anche la barbabietola. And what's the fourth one? Table beet. Table beet, che è la barbabietola. Sì, una specie di barbabietola. Swiss chard, una bietolina. Amaranth. L'amaranto. Radish. Il radicchio e il mais. Ah, il ravanello, and okay, yellow ravanello maize. E poi il mais giallo, però eziolato, infatti, cioè And they are all easy to grow. E sono estremamente facili da coltivare. But sometimes the chef will come and say, I want to try something else. They will have something that they want, and then you try and grow it. Però qualche volta può venire uno chef e chiedervi una coltivazione che lui vuole, e allora voi dovete adattarvi e colmare i suoi bisogni, rispondere ai suoi bisogni, alle sue esigenze. Next slide, please. The most popular microgreen is what they call a rainbow mix, and there is no single composition for it, and it really depends on what you have on hand at the time. The commercial grower says that 75% of the volume of the microgreen should be green, and then 25% of the other should be red primarily, or yellow or purple. And these are some of the ones for different colors. Più famoso però la coltivazione, diciamo il mix più famoso è il Rainbow Mix, che non è costituito da una singola cultura, ma da composizioni di piante che si hanno poi a portata di mano. Secondo alcuni, diciamo, coltivatori che hanno già commercializzato abbondantemente il prodotto, il 75% del mix dovrebbe essere costituito da piante a foglia verde e il 25% invece di altri colori, principalmente il rosso però. Next slide, please. And some other top microgreens: basil, cilantro, arugula, which is also rocket, celery, bull's blood beet, red amaranth, mache. This is a French microgreen. And then maize and pea shoots. Queste sono altre coltivazioni, altri microortaggi, in particolare il basilico, poi il cilantro, poi la rucola, che sarebbe la rucola in realtà, il sedano, e poi la barbabietola sangue di toro, l'amaranto, la valerianella locusta, mash viene dal francese mash, e il mais eziolato, e poi germogli di piselli. Next, please. Here we see pea shoots being grown. Actually, these are troughs filled with peat-based growth media. E qui notate i germogli di piselli su un substrato peat. Next. And basil can be grown both as a microgreen, if you keep them small, but also as a herb, where you grow plants in pots and take repeated harvests of the leaves.
Il basilico può essere coltivato sia come micro ortaggio che come erba aromatica quando è piantato in vasi e poi di volta in volta viene raccolto. Next slide, please. The two biggest costs are substrate or growth media. By the way, I use these two terms interchangeably. So that's one major cost, and then seeds is the other big cost. I due costi diretti più importanti nella produzione di microortaggi sono il substrato o anche i mezzi di coltivazione. Utilizzo i due termini in modo totalmente interscambiabile, nonché i semi. Next. The two major types of production, and here I'm showing you pictures from the commercial operation in New Jersey, is growing in solid media, or growth media. Mm. It's called peat light. Or in hydroponic systems, you see troughs here that slope slightly, and a nutrient solution enters the top end, moves down, and goes back to a tank and is recirculated. It's called the nutrient film technique. So it is a closed system? It's a closed system here, yes. Qui abbiamo le due maggiori tipologie di produzione, cioè uno in mezzo solido, peat, e l'altro invece con coltivazione idroponica, cioè una soluzione nutritiva viene fatta passare attraverso il substrato fino a scendere in un recipiente, cioè in un serbatoio, per poi ritornare di nuovo alla pianta. Quindi si tratta di un sistema a circuito chiuso. Chiedere una cosa, se è possibile. I have a question. Se è possibile fare domande oppure le facciamo dopo. Ah, is it possible to ask questions yes. now or do you prefer to have sì. questions yes. later? Yes. Possibile. Mm. No, la domanda era se quando si usa acqua perlite vengono utilizzati fertilizzanti oppure non è necessario. Mm. In the case of peat light, do yes. you use fertilizers or not? Well, the peat light usually comes with a nutrient charge. But if you use extra fertilizer, you get increased growth, and that's what I'm going to talk about on day 3. Allora, già c'è una sostanza nutritiva, però se vai a utilizzare il fertilizzante, comunque si ha una crescita più rapida, e di questo ne parlerò in particolare il terzo giorno del seminario. Next slide, please. For instance, this year in Jamaica, we set up this non-closed system. It simply drains into the ground, which I'm sure is not very environmentally sound. But here we're just looking at different mats to use in the hydroponic troughs with an idea to reducing cost. This is a hotel towel, which I stole from the hotel. This is Yuta. This is Yuta with paper underneath, and I forget what that one is. Okay. Qui infatti vi mostro un sistema che non è a circuito chiuso, c'è solamente un drenaggio che finisce poi nel terreno, anche se non è proprio ambientalmente corretto. Utilizziamo diversi tipi di substrati proprio perché nell'ambito della coltivazione idroponica volevamo un attimino ridurre i costi. Questo è un bancale che io ho preso da un hotel e potete notare tra l'altro un asciugamano l'ha fregato in un hotel e cioè, insomma, è contento questa cosa. Un substrato è fatto di juta, l'altro di juta e carta, e l'altro non ricorda esattamente. And the trouble is he does not keep data, so I don't know which is the best. Sì, il problema è che non sono stati registrati i dati e quindi non si può alla fine dedurre il risultato. I ask him and ask him and ask him to send me results and he won't do it. Gli ho chiesto migliaia di volte di mandarmi i risultati, ma non l'ha fatto. Una domanda.
oltre al discorso del costo del substrato, yes, c'erano altri obiettivi per cui avete testato altri substrati? Well, apart from costs, costs decrease, costs cut, did you test other, you know, other methods and media just for other reasons? Yes, on day three, I'm going to look at different substrates using local ingredients, sugarcane bagasse, burnt rice hulls, kwa, which is coconut husks, things like that. But beside the objective of reducing the cost, you are looking to other traits, other properties of the substrate, or were other reason why you were looking for? No, just for cost, just really, for the cost. No. And also the irrigation frequency, because we had a timer and we wanted to reduce the use of nutrient solution. So, for instance, this might absorb more nutrient solution than that. So this would take less fertilizer solution. But he never kept data, so I don't know. La domanda era concentrata sul, diciamo, sull'intenzione della ricerca, cioè gli viene chiesto: queste sue sperimentazioni sono state fatte soltanto per ridurre i costi oppure perché le interessavano altri aspetti più mirati alla ricerca, al tipo di suolo, eccetera. Lui risponde che nell'ultimo giorno del seminario si occuperà in particolare dell'analisi del substrato, delle sperimentazioni che sono state fatte con il substrato, hanno utilizzato substrati diversi, utilizzando del materiale locale oppure substrati anche a base di fibra di cocco. Comunque Francesco incalza di nuovo chiedendo se è meramente una questione di costi e o se non invece questioni commerciali o proprietà chimiche, eccetera. La risposta è no, assolutamente. L'obiettivo principale era ridurre i costi, anche se un altro obiettivo secondario riguardava la frequenza dell'irrigazione, cioè avevano una tempistica per i tempi di irrigazione che mirava a ridurre le soluzioni, l'utilizzo di soluzioni a base di sostanze nutritive, di trovare quindi dei materiali che potessero assorbire meglio queste sostanze. Per esempio, in questo caso, ecco, l'esperimento era fatto proprio per vedere quali di questi materiali potesse assorbire meglio le sostanze nutritive in modo da poter poi risparmiare sull'utilizzo di queste. Però, siccome i dati non sono stati forniti in quanto risultati finali, non si può fare alcuna deduzione. Next, please. And this is when he first started. This is the grower in Jamaica, and as I say, we just started with a few crops. And here we see something. Does anyone know what that is? It's called damping off. I don't know what the Italian for damping off is. Diciamo che si tratta di muffe tipo bitum che possono, diciamo, in condizioni di elevata umidità far marcire il germoglio dalla base, per cui poi diventa, diciamo, impossibile raccogliere il prodotto da buttatura. It's pythium. Yes. Pythium. Yes. Questa è una delle prime coltivazioni in Giamaica. Hanno cominciato infatti con poche coltivazioni. Questo è un chiaro esempio di dumping off che è stato appena spiegato. But you can see it's very simple structure. It's not really a proper greenhouse. It's more or less a roof with open sides and very simple benches, so the cost is minimal. Quindi, come potete osservare, la struttura è estremamente semplice, non è una vera e propria serra, è semplicemente una tettoia aperta con dei bancali, e quindi la spesa iniziale per la struttura stessa è minima. Next, please. And finding seeds, one of the things we looked at was, can we find cheap seeds locally? And the answer is really no, because the Jamaican suppliers buy seeds from the United States, put them in little bags, and then charge even more.
So it's cheaper to buy the seeds from the United States than it is to buy them locally. Ok, quindi la seconda problematica riguardava l'acquisto dei semi a livello locale. Era possibile per noi acquistarli localmente? No, perché i fornitori giamaicani in realtà acquistano le sementi dagli Stati Uniti, poi le impacchettano e ovviamente c'è un costo extra da pagare. Quindi in realtà è molto più economico, a basso costo, comprare i semi direttamente negli Stati Uniti che non in Giamaica. There's one exception, and that is for popcorn. You have the same Ma word. Se la eccezione è costituita dai popcorn? Because the Goya company sells popcorn, and I was surprised it grows very quickly. I thought they would do something to it to prevent it from growing, but it grows beautifully, and it's much cheaper than the seed companies. E in realtà c'è un'eccezione che è la compagnia Goya. Questa qui che vende popcorn, che crescono meravigliosamente. Io pensavo che utilizzassero qualcosa, invece crescono in maniera incredibile senza alcun diciamo particolare intervento ed è estremamente economico. Next, please. So here are the local seeds we found. But as I say, some of these were more expensive when we bought them in Jamaica than if we bought them for them in the United States. And these are the imported seeds. They just simply were not available in Jamaica. Qui c'è una differenziazione tra i semi locali e quelli importati, ma come vi ho già annunciato in precedenza, molti di questi semi locali erano più costosi da comprare in Giamaica che non negli stessi Stati Uniti. Next, please. The company that I use mostly is called Johnny's Selected Seeds, and there's the website. And this company has specialized in microgreens for quite a few years. And they do sell to Europe, but this phytosanitary certification is required, and I really don't know what that involves. Do you have any idea? Well, I have an idea because I contacted them to understand which was the process, and it is not very easy. So if you have to buy a big stock of seeds, then you will go for it. Otherwise, it's better to choose another another company. Mm-hmm. And what I found is that you know, microgreens are very common in U.S., in the United States, but they are common also in the northern part of Europe, and in UK there are several companies that have the same product in their catalog. So right. We prefer to buy from Europe. Yes. From UK. Do we need to translate that for? Yeah, of course. Ok, questa è la mia, diciamo, l'impresa che io preferisco per acquistare i semi, che è Johnny's Selected Seeds, e in particolare questa società esporta oltremare dagli Stati Uniti, anche se è richiesta una certificazione fitosanitaria. Quindi viene rivolta a Francesco la domanda su diciamo, la difficoltà che questo possa presentare. In realtà la risposta è la seguente: li ho già contattati, li conosco, ma in realtà si tratta di un processo estremamente complesso, cioè nel momento in cui si vanno a comprare grossi stock conviene anche contattare questa società, altrimenti non ne vale la pena. Infatti è vero che i micro ortaggi sono estremamente diffusi negli Stati Uniti, ma si può dire altrettanto del Nord Europa e in particolare del Regno Unito, dove si può trovare lo stesso prodotto inserito in un catalogo di varietà culturali, ma con prezzi più bassi. Next, please. And they have some very good pictures of microgreens. And they do still provide a hard copy of the catalog. So many companies now are only online, but the nice thing is they have a hard copy showing all of the microgreen seeds available. And by the way, when you see OG, that means organic seed. They cost a little more, but they have been produced without pesticides or synthetic fertilizer. Is that too much? No, no, it's okay. La cosa bella di questi micro
ortaggi di queste società, e che queste società mettono a disposizione dei cataloghi non soltanto online, ma proprio in copia cartacea. Quindi in questi, diciamo, in questi cataloghi che poi sono a disposizione dell'acquirente, sia appunto visivamente che concretamente, è possibile avere la lista di tutti i semi, ma anche quelli degli OG, cioè di quelli di natura organica, significa cioè che c'è un costo leggermente più elevato, ma che non sono stati utilizzati per pesticidi né fertilizzanti sintetici. And of course, the more seed you buy, the cheaper they get. So small packages are very expensive, but if you buy, say, 25 pounds, which is roughly, what, 10 kilograms, it's much cheaper. Naturalmente il risparmio dipende dalla quantità. È chiaro che più semi si comprano, più basso il prezzo. Per esempio qui si parla di 25 sterline, quindi più o meno 25 libbre, più o meno 10 kg, ecco, per un acquisto di 10 kg, you said 10 kg, diventa già più conveniente. Next, please. Here's another page just showing you different microgreens. Allora, qui un'altra pagina che vi mostra altri esempi di microortaggi. And then this year they've started selling seed mixtures for a mild microgreen mix and a spicy microgreen mix. So you don't have to do it yourself, you just buy the mixture. Ok, a partire da quest'anno hanno cominciato a vendere proprio il mix di microortaggi, cioè quelli teneri e anche quelli più piccanti, spicy. Piccanti, yes. Quelli più piccanti, in modo che non dovete essere voi a mischiarli, ma li trovate già fatti e già pronti. Next. And then of course there's European seed companies as well. I think this is from the Netherlands, isn't it? Questo viene dai Paesi Bassi, vero? La Copper Crest. Sì, yes. But they're international, they ma have sono comunque internazionali. They have an operation also to New York. Yes. And California as well. Since they, one of their main clients is Russia. Is it? Yeah. Oh. And, this year there was the Russian embargo. Yes. They opened a new facility also in Turkey. Okay. To avoid the yes, oh, that's interesting. Ah, ok. Hanno anche questa società, abbiamo detto, è a livello internazionale, quindi non è solamente dei Paesi Bassi, ma anche uno stabilimento a New York ed in California. E poiché uno dei loro clienti principali è anche la Russia, e quest'anno con la Russia ci sono stati problemi politici, l'embargo, che cosa hanno fatto? Hanno aperto un canale attraverso la Turchia. Quindi si stanno veramente espandendo. Next. Of course, one of the problems is when you're buying seeds over and over again. This is very obvious and simple, but it's always a good idea to write the date of the seeds, the date of purchase on the seed package, and you always use those, the oldest seeds first, obviously, and always it's a good idea to put them in a refrigerator in a closed container. È molto importante poi come conservare i semi in un ambiente secco e fresco. È importante ugualmente indicare la data di acquisto in modo tale da poter calcolare i tempi. Quindi deve essere sempre chiuso ermeticamente e fresco. Next, please. And then just some equipment you need to grow microgreens. Greenhouse, benches, fertilizer injector, flats, growth media, an area for harvesting, cleaning and packaging, clamshells, plastic bags. Why don't you just read that? I think that's easier, if you okay. Don't mind. No, no problem. Questa è l'attrezzatura di cui avete bisogno per coltivare i microortaggi, quindi una serra,
poi potete avere bisogno di bancali, di fertilizzanti, di iniettori per i fertilizzanti, di mezzi di coltivazione che possono essere dei bancali oppure un'apparecchiatura idroponica, un'area per la raccolta, per la pulizia, per l'impacchettamento, quindi anche delle vaschette o dei contenitori muniti di logo, dei sistemi di rifrigerazione o anche dei siberini, giusto? Dei siberini, si chiamano così i siberini, oppure dei veicoli per la consegna dei microortaggi. In ultimo, un'illuminazione a LED o dei tappetini di riscaldamento. Now, I don't think anyone has actually done research on this yet. Penso che nessuno abbia fatto una ricerca su quest'ultimo punto qui. Research group that already started doing something with microgreens. Yeah, yeah. Okay. You know, in US and also in Lithuania. Where? Lithuania. Oh, Lithuania. Yes. Mm. Oh, Victoria, so and so. Yes, yes. As far as I know, it's. Ohio and Michigan where they're doing this work. Yes. Ci sono dei gruppi che negli Stati Uniti e in Lituania stanno effettuando delle ricerche su quest'ultimo punto, nonché anche nell'Ohio e nel Michigan. Next, please. Let's see. So this shows how simple you can start. Just a table or a bench and a simple greenhouse to get going. But the profits are so high that pretty soon you'll be able to buy more equipment, perhaps a better greenhouse. Questa immagine vi mostra come sia semplice iniziare, come siano bassi i costi per uno startup, quindi costruire una tavola oppure un bancale, ma poi i profitti possono essere talmente elevati che si può pensare di costruire poi una serra migliore, avere un'apparecchiatura migliore. Although one shouldn't strive just to be rich, obviously. This grower, this former teacher now, is considered to be a rich man, and it's really just from microgreen production. He has tripled his teaching salary in the space of 2 years. Not that that's a good thing, but it just shows how profitable it is to grow microgreens. Giusto per farvi un esempio, non è che uno debba proprio a tutti i costi diventare ricco, però questo coltivatore di cui vi ho parlato, l'ex insegnante, adesso è considerato un uomo ricco e la sua maggiore fonte di ricchezza sono proprio i microortaggi. Nel giro di 2 anni ha triplicato il suo stipendio da insegnante, quindi questo dimostra come possa essere molto redditizia questa attività. Because teaching is a noble profession. Perché l'insegnamento è una nobile professione. Okay, next please. If you can use chlorinated water. One of the problems we had in Jamaica was the possibility of foodborne illness from using irrigation ponds which were contaminated by fecal material from animals. Is that too much? No, okay. It's okay. Ecco, è importante usare l'acqua che sia che contenga cloro, cioè che sia sterilizzata in qualche maniera, perché in Giamaica abbiamo avuto dei problemi perché gli approvvigionamenti idrici provenivano da fonti non sterili e quindi erano mezzi di trasmissione delle malattie agli uomini. And I want to get back to this business because in the United States right now, this is a very hot topic. Maybe the same in Europe. Penso che come per l'Europa, negli Stati Uniti, questo punto in particolare, cioè le patologie che sono provocate dal consumo di alimenti, quindi le patologie strettamente legate al consumo degli alimenti, costituiscono un tema scottante. I actually caught salmonella in Dubai and it is miserable. Sì. Io personalmente ho contratto la salmonellosi a Dubai ed è veramente terribile. And the reason why irrigation is so important because they can dry very quickly
because you've got a very high population density and usually a very small amount of growth medium, so they can dry very rapidly. Sì, i microortaggi, ecco, l'irrigazione è estremamente importante perché i microortaggi possono seccarsi molto rapidamente anche in base alla densità elevata della popolazione e il volume basso del substrato. Quindi è molto importante questo fatto proprio perché possono seccarsi molto velocemente. So if possible try to automate with mist systems or subsurface irrigation. Quindi è estremamente importante l'utilizzo, laddove possibile, di sistemi automatizzati di irrigazione o direttamente nel substrato oppure attraverso un sistema di irrigazione, sì, a spruzzo proprio. And one of the most important things is not to let the foliage be wet into the night time. Ecco, è molto importante che le foglie non siano bagnate durante la notte. Because you can get botrytis. You say during the night or during the light sun? Well, during the night, because apparently botrytis, does it prefer dark or something? But botrytis cinerea is a big problem with microgreens, especially if the foliage is wet for a long period. What is the big problem? Botrytis. Che cos'è? Botrytis. Ah, ok, botrytis. Quindi la botrytis è un grosso problema, in particolare during the night. Yes. Durante la notte. It's a foliar, a leaf disease. Sì, è una malattia che una malattia che attacca la foglia della pianta. Next, please. This is the cheapest and simplest watering system by hand. Using what we call a wand with a control valve and a breaker on the end. Ok, questo è il sistema manuale, quello più semplice, e avete bisogno proprio di un bastoncino di irrigazione che è flessibile ed è munito di una valvola e di un regolatore. But it's very labor intensive. Però è molto impegnativo perché coinvolge il lavoro delle persone. Is it a nozzle that you will use also for agrochemicals? Chiede se è un ugello che viene utilizzato anche per altri sistemi agrochimici. No, for pesticides I'd use a specialized misting system. Ok, per i pesticidi viene utilizzato un sistema di nebulizzazione specifico. But I try not to use pesticides. Però cerco di non usare i pesticidi assolutamente. So next. So there are many, many systems available. The commercial grower in Florida uses misting systems as a way of watering his crops. Something, you know, attached. Well, not this one. Let's see. More like this. Where the whole greenhouse is watered at one time, but he does it in the morning so that the foliage is dry into the evening. Ok, ci sono vari sistemi di irrigazione. Per esempio in Florida utilizzano molto la nebulizzazione delle colture, mentre in questa immagine che vedete c'è un sistema in alto dove c'è proprio, diciamo, c'è una pompa che scorre attaccata e c'è tutta la serra viene irrigata simultaneamente, soprattutto al mattino. Quindi and usually it's a manual off and on, but somebody needs to look at measurement techniques in the growth media. I think there's some work being done here with moisture sensors to see if that would help to trigger these to come on and off. Yeah, we have done some studies, but in pot system. Oh, with mat system. Yes. And we know that there are some sensors that may be applied to mat growing media, to you know, flat growing media, but we never tried. Right. The trouble is, if you have different crops, some will dry out faster than others. Next slide, please. E diceva in particolare che ci sono vari sistemi
E in particolare questi sono quasi tutti manuali, però è estremamente necessario tenere presente, cioè controllare costantemente, avere dei parametri di misurazione delle tecniche all'interno dei mezzi che sono utilizzati, per esempio controllare il livello di temperatura, di umidità, scusate. Quindi interviene Francesco dicendo che sono state fatte delle sperimentazioni, insomma degli studi all'interno dei vasi però e non dei substrati. Si sa che ci possono essere dei sensori che devono essere applicati direttamente sul substrato per controllare tutti questi parametri, ma non è stato fatto in passato, probabilmente si dovrebbe fare e si farà. Poneva in particolare l'attenzione il professore sull'importanza di queste misurazioni e su come proprio alcune piante riescano a seccarsi, ad assorbire acqua, scusate, più velocemente rispetto ad altre, quindi va tutto ben monitorato. And this just points out that if you have wet foliage, you can promote foliar disease such as downy mildew and botrytis. Botrytis. Sì, questo dimostra proprio che se la foglia rimane bagnata si possono poi provocare delle patologie, delle malattie delle piante, come appunto il pidium oppure la malattia di cui abbiamo parlato in precedenza. I think this is the preferred way, using subsurface irrigation. Some people call it ebb and flood, ebb and flow, using capillary mats. I think this is the best way. You simply either flood the bench and let it drain, flood and drain, or you keep a mat wetted. The trouble is you need a perfectly flat bench. Uno dei migliori sistemi di irrigazione può essere quello mostrato in questa immagine. Allora, il primo, possiamo avere il bancale che viene inondato d'acqua, drenato, oppure si possono utilizzare invece dei tappetini capillari che devono essere tenuti bagnati. La cosa importante però è che la superficie del bancale deve essere estremamente piatta. Next, please. So using sub-irrigation, you do not get wet leaves, but certain waterborne pathogens such as Pythium and Phytophthora can move in the irrigation water. È vero che nel sistema di irrigazione che sta sotto alla superficie, si può ridurre il pericolo che la foglia rimanga bagnata, però questo può costituire può determinare un altro problema, che è quello di far nascere degli elementi patogeni, come appunto le malattie di cui abbiamo parlato prima, il dumping off del Pythium e della Pitoftera. Phytophthora. Il problema è che con la sub-irrigazione si diffonde l'inoculo di questi funghi. Okay, the problem is that through this substrate irrigation, the inoculum of this fungi, sub-irrigation, just sneaks, under that. I think it's an oomycete. It's a kind of spore that moves with the water. Sì, è una specie di spora che si muove sotto e si diffonde. It's either a zoospore or a... È una zoospora. I'm not a pathologist. So non sono un patologo. But this is what the grower in Florida is using. Ok, però questo è il tipo di mezzo che stanno utilizzando. And there is a surfactant. I will talk about this the day after tomorrow. Saturday. There's a surfactant you can use in the irrigation water that is known to kill those spores. And it's very effective. Sì, in realtà questo è il sistema che usano lì in Florida. C'è una sorta di disinfettante che può essere utilizzato per uccidere queste spore. E ne parlerò domani. And it's organic. Ed è di natura organica. So, next slide, please. This is damping off, and it's caused by usually Pythium or Phytophthora,
And it can be a problem in microgreen production. Sì, questo da pick-off ed è causato dalla Pythium e può essere veramente un problema nella coltivazione dei microortaggi. If it attacks the seeds, it's called pre-emergent stamping off. Mm. If it attacks the seedlings, it's called post-emergent stamping off. Ok, se attacca direttamente il seme, siamo in una fase di pre-emergenza del dumping off. Se invece attacca il legame tra il seme e la pianta, allora abbiamo una post-emergenza del dumping off. But I'm going to report on Saturday about using trichoderma to control a biological control against Pythium on Saturday. Ok, sabato infatti, cioè domani vi parlerò dell'utilizzo del trichoderma, che è trichoderma, scusatemi, trichoderma, del fungo trichoderma per il controllo biologico della diffusione dell'elemento patogeno. Next, please. And you might, if some of the equipment you might need would be a fertilizer injector. There's really all kinds of injectors available. This is a variable proportion injector. Mm. You can go from one part to 1:50 or 1:500. This is fertilizer to water, fertilizer to water, so it's variable. Una cosa di cui avete bisogno è proprio una pompa per iniettare il fertilizzante. Ci sono vari tipi di iniettori di fertilizzante che possono avere una regolazione variabile della diffusione del fertilizzante, da 1 a 50, da 1 a 500, una parte di fertilizzante in 500 parti di acqua, così viene. So you really don't need this, but if I were growing microgreens I'd have one of these. This is a very simple injector. It's based on a venturi or siphoning system, but it's a fixed ratio of 1:15. Mm. Ok, in realtà non è che ne avete proprio bisogno, però se io dovessi iniziare una coltura di microortaggi sicuramente utilizzerei un tipo di pompa come questa. A fianco vedete un iniettore, cioè una pompa a iniezione di fertilizzante non portatile, con una percentuale fissa però di iniezione, cioè da 1 a 15, una parte di fertilizzante su 15 parti di acqua. Okay, it's formed venturi. By a venturi tube. Yes, so the water speeds up here. Sì, l'acqua sale. Speeds up and creates a vacuum. E crea un vuoto. And it's maybe 15 euros. E costa più o meno 50. 15 euro più o meno. And this would be several hundred euros. Invece quello a fianco costa molto di più, qualche centinaia di euro. Next slide, please. And then flats. This is a problem. This is called a standard flat, and unfortunately, it's in inches. It's 11 inches by 21 inches, but it's 3 centimeters depth. I'm going to, during my talks, the old English system is terrible for science. Mm. You know, you use inches, feet, gallons, cups. Stupid. What we need to do is metric. Everyone go metric. Ora qui partiamo, ecco, questo costituisce un problema perché adesso parleremo di strutture, vengono chiamate flat, sono strutture piatte. In realtà quello che vedete a fianco ha una misura di 11 pollici per 21 e una profondità di 3 centimetri. Io uso il sistema di misurazione inglese, che è assolutamente stupido, perché noi abbiamo i pollici, i galloni, i piedi, e in realtà dovremmo tutti quanti passare invece al sistema metrico, e ciò di cui abbiamo bisogno. So this flat is actually too deep for microgreens. Mm. So I'm using scissors to cut it down, because the problem is you only use maybe 2 centimeters depth of growth medium, and yet you cannot cut the plants afterwards because this is too high. Ok, questo contenitore in realtà è troppo profondo perché
Infatti abbiamo provato a tagliarlo con le forbici, perché in realtà per il substrato ci vogliono 2 centimetri, quindi se non si toglie l'altro centimetro diventa difficile anche tagliare le piantine. But this year they produce flats just for microgreens, which are about that deep. Ed infatti a partire da quest'anno si è cominciato a produrre dei contenitori proprio per la coltivazione di micro ortaggi che hanno uno spessore più ridotto. Now in Jamaica and in the Caribbean in general they have to import everything from the United States, and so everything is more expensive. There's an import tax on everything. So these are very expensive. So I suggested making frames out of wood and just line them with plastic, and then at every crop you would simply lift the crop out and then change the plastic. So you'd be able to grow plants over and over and over again with the wooden frame. Il problema in Giamaica e nei paesi caraibici in genere è che viene tutto importato dagli Stati Uniti, quindi c'è sempre un costo suppletivo da aggiungere, cioè la tassa per l'importazione. E quindi quello che io ho suggerito invece è stato quello di costruire una vera e propria struttura, una struttura di base all'interno della quale poi viene steso un telo di plastica, e il quale può essere eliminato nel momento in cui si decide di cambiare la coltivazione, nel momento in cui non serve più, per poi metterne un altro. Quindi la stessa struttura può essere utilizzata molte, molte volte. Next, please. Substrates or growth media. Most growers at the moment use a peat-based substrate. This is a sphagnum peat. It normally grows in Ireland, Scandinavia, Michigan, Canada. There's a zone in the northern hemisphere where this grows, and it's very good as a growth medium. I substrati possono essere di diverso tipo. Il primo in particolare è quello a base di peat, cioè di torba, è proveniente dai paesi essenzialmente dell'emisfero nord del mondo, quindi sto parlando anche della Scandinavia, della Scozia, dell'Irlanda, paesi in cui si produce questo mezzo che è di buona qualità. And one of the most popular peat lights in America is this called Promix. Ok, questo è uno dei più popolari in America, il Promix. And it is called a peat light because it contains peat and vermiculite and or perlite. Perlite. Sì, viene chiamato, è uno dei più conosciuti in America, perché viene chiamato peat light perché contiene la perlite e la torba. But some people say that peat moss is non-renewable, which is wrong. So they're looking at substitutes for peat moss, and one of them is coir, which is actually coconut fiber from Coccus nucifera. Ok, poiché sono state sollevate alcune polemiche sulla questione del fatto che questo materiale utilizzato non sia rinnovabile, si è passati a un altro tipo di materiale che è costituito da fibre di cocco. So tomorrow I'll be talking about, on Saturday I'll be talking about our work with cocoa fiber, local cocoa fiber in Jamaica. E vi parlerò sabato del lavoro che abbiamo svolto con questi substrati a base di fibre di cocco in Giamaica, utilizzati e provenienti cioè da materiali locali. This product at the moment comes from Sri Lanka or India. Questo prodotto proviene dallo Sri Lanka o dall'India al momento. Next, please. Now, this is just a generalized sketch of what I think is needed to grow microgreens. I'm sorry, this is sort of the work area, not the growing area, but the work area. And these are all the components that I think should be
in that work area. Ok, questa è giusto una bozza di quello che io ritengo sia necessario nell'area di lavoro per la coltivazione dei microortaggi, e questa è la lista degli elementi necessari. Next slide, please. And this is the facility that the Jamaican grower has built, and it was also to impress the chefs too, to show that he was doing everything cleanly, hygienically. For instance, this is a cupboard for growing the yellow corn. Ok, questo è un esempio di ciò che è stato fatto in Giamaica da questo coltivatore, che ha fatto questa struttura, ha creato questa struttura per impressionare lo chef, perché voleva dimostrare quanto tutto potesse essere svolto in condizioni igienico-sanitarie perfette. Ora, qui vedete davanti a voi una credenza dove viene inserita, cioè dove viene coltivato il mais giallo. Giallo, ok. This is a sink for washing. Sì, quello è il lavandino per lavare. The microgreens. This is the clamshells. Quelle sono le vaschette. This is a cooler for holding the harvested microgreens. Ortaggi. Next slide, please. Oh, light and temperature. Ok, parliamo adesso della luce e della temperatura. Now in the tropics, and of course Jamaica is tropical and the Dominican Republic is tropical, the problem is too much light. So we had to use either shade fabric or white paint, a diluted white paint sprayed on the outside of the polyethylene. Do you? Ok, il problema in questi paesi tropicali, come appunto la Repubblica Dominicana o la Giamaica, è che di luce ce n'è troppa. Quindi abbiamo dovuto usare delle strutture che in qualche maniera andassero a ridurre la luce. Quindi, come per esempio dei tessuti che potevano ridurre la luce, quindi creare un'ombra quasi, e oppure dei pannelli bianchi in modo da attenuare la luce solare. So this is not just to reduce light intensity, but also to reduce the temperature. Non soltanto per ridurre l'intensità della luce, ma soprattutto la temperatura. Next, please. And then for the yellow maize, this is the grower in New Jersey. He bought a camion, the back of a camion, the back end of a camion. Sì, sì, il cassone del camion. Yes, sì. And put shelves in, and he grows il rimorchio. Huge amounts of the yellow maize, and it's very, very profitable. This. Allora, nel New Jersey questo imprenditore ha comprato il rimorchio di un camion e lo ha utilizzato per coltivare il mais giallo, con un risultato estremamente redditizio. And he keeps this at about Eziolato. Keeps this at about 23 degrees or 70 Fahrenheit or 21 degrees C. Okay, 21 gradi. Warm, yes. Sì, c'è una temperatura di 21 gradi. And if they turn green, if they are exposed to light, they taste horrible. Se vengono esposti alla luce e diventano verdi, il gusto è orribile. Next, please. Now, I don't know about this, but I think this is something that needs to be experimented. And if I were young, and if I were in Italy or Europe, I would be doing this. I would be looking at multi-layer production using LED lighting and possibly bottom heating or root zone heating. Sì. So you could have a huge volume of production in a very small area without a greenhouse. Yes. Whenever you want, we can just make a little break. Shall we do that now? Yes? If you want to finish this. I how many more slides do I have? I don't know.
I don't know. Let's take a break. Yes. Yes. Ok, finisco con questo e poi facciamo una piccola pausa. Non so molto di questo tipo di produzione, ma sicuramente se fossi giovane e se abitassi in Europa o in Italia me ne occuperei. Qui vedete infatti una prima immagine che presenta una produzione a multistrati, oppure una produzione con luce LED o una con riscaldamento alle radici delle piantine. Si tratta cioè di un volume enorme di piantine in un'area ristretta. E adesso facciamo la pausa. Ok.